buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione su Tele Bari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In apertura allarme sicurezza, parla Pasquale Drago, procuratore di Bari. La Puglia non è la Calabria, non c'è alcuna escalation criminale. Le forze dell'ordine ci sono a presidiare il territorio. Silvia Di Pinto. La Puglia non è la Calabria o la Sicilia e i cittadini non hanno motivo di essere allarmati. Rompe il silenzio Pasquale Drago, procuratore reggente di Bari. Insieme a carabinieri, polizie e guardia di finanza risponde all'appello dei cittadini che chiedono interventi immediati e un maggiore presidio del territorio. I nostri uomini ci sono, spiega Drago. 860 persone identificate, la metà pregiudicati e 32 arresti da inizio anno lo testimoniano. L'ultima operazione congiunta di carabinieri e polizia risale a ieri, quando sono state emanate due ordinanze di custodia cautelare, una nei confronti di Giuseppe Misceo, detto il fantasma, riferimento del clan Telegrafo Montani nel quartiere San Paolo. Misceo sarebbe responsabile del ferimento di Vincenzo Valentino, gambizzato ad agosto 2009. Purtroppo non possiamo prevedere e prevenire gli episodi criminali, ammette Drago, anche perché ci sono dei pazzi scatenati che sparano per affermare il predominio sul territorio. Le indagini però stanno dando i loro risultati. Grazie anche alla collaborazione dei cittadini e a breve ci saranno novità anche sulla rapina al Bar Savoia, le cui immagini hanno impressionato l'opinione pubblica. Una decina le pistole sequestrate da gennaio, resta da capire dove i clan nascondono mitragliette e Kalashnikov. Il messaggio che io voglio lanciare è che sì, siamo in una situazione di difficoltà perché la legalità è ancora poco rispettata nel nostro territorio da parte di numerosi delinquenti che sono in libertà. Ma è anche vero che l'azione delle forze dell'ordine è efficace ed è sicuramente sbagliato il concetto che Bari e la sua provincia sia una terra abbandonata a se stessa. Continuiamo con la cronaca. Sequestrate dai carabinieri della compagnia di Bari Centro quattro pistole nel quartiere Libertà. La scoperta all'interno di un panificio di proprietà di un cinquantenne e di un ventiduenne arrestati. Per loro le accuse sono di detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato due revolver, una semiautomatica con matricola a brasa e una Bernardelli calibro 9, unica arma legalmente detenuta, ma in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto trovarsi. Le pistole sono state sottoposte a sequestro unitamente ad una quarantina di cartucce di vario calibro. E i NAS sequestrano circa 7.000 maschere di carnevale. Ritenute nocive alla salute, le maschere sono state ritrovate in esercizi commerciali dediti all'importazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio in provincia di Bari, la maggioranza dei quali gestiti da cittadini cinesi. Durante l'attività di controllo i NAS hanno sequestrato anche giochi e accessori di carnevale come trombette, bastoni e clave di plastica, cappellini di carta, girandole, gonnellini di paglia, finti sigari e manette giocattolo, perché privi delle indicazioni obbligatorie di sicurezza, nonché del marchio CE. I titolari delle attività sono stati denunciati alla magistratura. Ancora un taglio dei trasferimenti statali, cresce il costo della spesa per i servizi sociali. Sono queste le previsioni per il bilancio del Comune 2014 presentato questa mattina nella conferenza cittadina. In servizio. IUC e TASI invece che TARI e IMU cambiano le sigle, resta l'incertezza dei tempi di entrata in vigore delle nuove imposte e del contributo che daranno al prossimo bilancio comunale. Elementi di instabilità li chiama Palazzo di Città, che oggi presenta il bilancio di previsione 2014-2016, tutto sommato una fotocopia dell'anno appena concluso, in attesa appunto di avere dal governo lumi sulla riforma della fiscalità. Per il 2014 maggiori risorse saranno destinate ai servizi sociali, che impegnano 60 milioni dei 350 di spesa corrente. 100 milioni invece sono riservati alle ex municipalizzate, AMIU, AMTAB e multiservizi. Non c'è sollievo per le casse comunali, che soffriranno di un ulteriore taglio dei trasferimenti statali, 21 milioni di euro, 3 in più rispetto al 2013. Resta da sciogliere il nodo del patto di stabilità, che impedisce al Comune di Bari di spendere 150 milioni di euro, che servirebbero per esempio a far ripartire i cantieri.
Si spera che la regione attivi il cosiddetto patto di stabilità incentivato, grazie al quale Lungomare Nazario Sauro trasferisce ai comuni non liquidi ma spazi finanziari che permettono di liberare le risorse in cassa. La fotografia del bilancio 2014 nelle parole del vice sindaco Alfonsino Pisicchio. Dobbiamo attendere quelle che saranno le fasi del governo sulle imposte, sui tributi, speriamo che non siano troppo creative, perché abbiamo ormai una miriade di sigle che è bene che i cittadini non le comprendano, nel senso che è bene che semplifichino veramente. Presentati i risultati della terza edizione dell'indagine sulla grande distribuzione organizzata dell'olio extravergine DOP Terra di Bari. Il servizio. L'olio extravergine DOP sfida i mercati internazionali. L'80% delle bottiglie commercializzate si trovano sugli scaffali della grande distribuzione internazionale e per fornire alle aziende oleicole gli strumenti necessari per pianificare un'efficace strategia di marketing, l'Assoprolia ha promosso la terza indagine di settore realizzata dal consorzio Puglia Natura, focalizzata sulle abitudini d'acquisto, sui formati, sul packaging e sulle qualità d'offerta. I risultati mostrano un'Italia divisa in due, ha dichiarato il presidente di Assoprolia, Francesco Guglielmi. L'Italia è divisa in due in pratica. Noi vediamo che abbiamo una presenza maggiore sul nord e una presenza inferiore al sud. Stessa presenza sugli scaffali. Addirittura emerge che in una città come Matera non ha una presenza di oli DOP sullo scaffale. Parliamo sempre di grande distribuzione. La stessa cosa è per quanto riguarda il prezzo. Notiamo che il prezzo al nord ha un valore maggiore, al sud un valore inferiore. Bari, Milano, Matera e Civitanova, le città oggetto d'indagine. Per la prima volta, emulando il Giro d'Italia, l'Assoprolia ha esteso l'indagine a livello sperimentale in Albania e Macedonia. Vogliamo iniziare a monitorare quali sono gli usi e le abitudini di questi paesi e abbiamo notato che c'è un'attenzione notevole. Ed è ripreso regolarmente da ieri il traffico delle auto su Viale Unità d'Italia, dopo che la circolazione era stata interrotta martedì per l'apertura di una voragine nell'asfalto. Continuano però le indagini dei tecnici comunali che ipotizzano la presenza di altre vasche e cisterne sotterranee lungo l'asse viario. Le indagini però saranno effettuate grazie a georadar. Se il sospetto dei tecnici sarà confermato, si programmeranno ulteriori interventi, stavolta però meno invasivi. E oggi vi sveliamo qualche particolare delle nuove scenografie che da lunedì faranno da sfondo al nostro telegiornale e al TV Sport. Vediamo. Telebari si rifà il look. A partire da lunedì, nuovi studi per il telegiornale e il programma sportivo TV Sport. Studi progettati e realizzati da Spazio Eventi. Principalmente abbiamo puntato a rendere felice quelle che erano le richieste di Telebari. Comunque questa è una scenografia realizzata interamente con un plexi opalino a colore, con dei montanti realizzati in ferro anodizzato di colore grigio. Ci tengo a precisare che questa è una nostra realizzazione in termini di allestimento, mentre il progetto è del mitico Enzo Berardi, che ha realizzato i rendering e noi abbiamo soltanto messo in opera quello che è una sua idea, e quindi la collaborazione tra Spazio Eventi e Enzo Berardi ha avuto un risultato che penso sia un ottimo risultato. E allora da lunedì tutti sintonizzati sul canale 12 del digitale terrestre per scoprire le nuove scenografie. E un'altra novità riguarda invece Radio Bari, che da oggi si potrà ascoltare anche sul canale 888. E continuano le novità per la nostra emittente. Da oggi infatti alle 15.30 andrà in onda il nuovo programma di Telebari, Vox Populi, la trasmissione nata per dare voce ai baresi. Questa settimana si parlerà del quartiere Madonnella. Ospiti in studio Ottavio De Gregorio, presidente dell'associazione Pane e Pomodoro, e il dottor Mario Tarallo, medico di famiglia. E questa era la nostra ultima notizia, diamo uno sguardo ora alle previsioni meteo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, le temperature saranno comprese tra i 7 e i 15 gradi, venti deboli e mare poco mosso. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato info@elsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito.